Il Toscana Pride di Viareggio fissa la data definitiva. La festa avrà luogo sabato 7 luglio. Dopo l'annuncio è arrivata l'ufficialità da Firenze, dove il consorzio Friendly Versilia ha presentato l'evento alla presenza della deputata Anna Paola Concia, di Franco Grillini e dell'assessore regionale a cultura e turismo Cristina Scaletti. Una celebrazione e un momento di riflessione per il popolo gay, trans e intersesso, ma anche per le istituzioni, chiamate a un confronto in un momento delicato delle questioni di progresso sociale. Come spiega uno degli organizzatori, Alessio De Giorgi, titolare del Mamma Mia, Viareggio è un luogo simbolo per ciò che è successo sulla marina di Torre del Lago, dove l'esperienza della Movida ha subito un brusco stop. Ma negli intenti della manifestazione del 7 luglio non c'è polemica quanto voglia di riportare le questioni del mondo gay al centro del dibattito politico e civile. La regione toscana in particolare, prosegue De Giorgi, è sempre stata all'avanguardia fin dal 2007, ma negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un rallentamento. L'appello è bipartisan e riguarda anche la provincia di Lucca, che sulla perdita dei posti di lavoro dei locali della Marina, conclude De Giorgi, ha fatto calare un assordante silenzio. Per quanto riguarda l'evento viareggino in sé, un corteo partirà dalla zona del municipio oppure da Piazza d'Azeglio, snodandosi attraverso il centro e la passeggiata per arrivare in Piazza Mazzini. Presentata richiesta alla Fondazione Carnevale per avere a disposizione il carro Fenice dei fratelli Bonetti, alla quale Palazzo delle Muse ha già risposto in modo affermativo. Prevista in conclusione, oltre che la presenza di personaggi come Dolce Nera e Alessandro Cecchipaone, anche una grande festa notturna con sede da definire.